cavolo, spettacolo appena all'inizio, Marco. Adesso grazie a Giampiero Ventura stanno arrivando i Cavalieri della Commenda. Sì, i Cavalieri della Commenda, che sono di Recco, è una compagnia delle più brave al mondo, tendo veramente a sottolineare, perché hanno girato tutto il mondo. Stavo leggendo qua alcune note, fondato il gruppo Cavalieri della Commenda, compagnia d'arte da tutti i ragazzi appassionati di storia medievale, nel 1994 con la partecipazione alla manifestazione di Offagna in provincia di Perugia, con una serie di duelli e combattimenti per le strade della città. Poi naturalmente si sono mossi, si sono spostati, hanno partecipato a tante altre esibizioni e davvero con un gruppo di rievocazione storica possono vantare più di 100 manifestazioni al loro attivo, una preparazione sull'arte marziale della scherma medievale tra le più professionali in Italia, non solo ma anche in Europa, un'attenta riproduzione, lo vedete, sia dei costumi che di tutti gli accessori, le armature, le armi, le attrezzature da campo che sono necessari a una perfetta ambientazione. Ora vedrete sicuramente delle tecniche favolose, qua chiaramente ci spostiamo in un'altra era, quindi dalle arti marziali millenarie al nostro medioevo occidentale. Vi faranno vedere l'uso della spada e poi di tante altre armi che appunto si usavano intorno agli anni 1000. Guardatelo, perché veramente vedrete una signora esibizione. E infatti la compagnia è in grado di offrire una ricostruzione di altissimo livello con costumi che vanno dall'undicesimo al quattordicesimo secolo. Pensate, amici, dall'anno 1000 al 1300, con maggiore precisione e accuratezza per il periodo che va dalla metà del tredicesimo secolo alla metà del quattordicesimo. Il tutto per fornire al pubblico e anche a voi a casa una possibilità di impiego sempre più completa e professionale. Davvero uno spettacolo straordinario. Sono immagini splendide. Anche a livello folkloristico. Sono immagini splendide queste, Maurizio, veramente molto molto belle, belli i costumi, ma bella la partecipazione. Ci fanno ritornare indietro di tanto, tanto tanto tempo, quello che probabilmente vediamo quando assistiamo a un film, è estremamente intrigante. E questi utilizzano armi sia da combattimento offensivo, diciamo così, ma anche difensivo, perché vediamo spada e scudo, spada e brocchiere, armi da mischia con armi difensive di altro genere. Con la spada vi posso assicurare che era veramente più difficoltoso. E pensiamo addirittura al peso anche di indossare queste armature, e quindi alla capacità di movimento, all'agilità che naturalmente viene compromessa dal peso delle armature, eppure i movimenti sono molto veloci. Pensate che pesano 40-50 kg queste armature, quindi avere 50 kg sulle spalle, sulle gambe, c'è grande agilità, grande capadonanza dei movimenti, veloci. Pesano più di te, Graziano, queste armature. L'abito, vedi? Chi mi infortunava? Ero sempre appassionato il film del Medioevo, anche quando vedevi quelle battaglie, migliaia e migliaia di persone uno contro l'altro, lì si vedeva veramente chi era il più forte. È vero, ma adesso penso allo sfigato del cavallo che doveva portare anche 40-50 kg. Con lui era sfigato. Sì. Pensate che nel luglio di quest'anno la Commenda è stata invitata a partecipare alla rievocazione della battaglia di Grunwald in Polonia, una rievocazione di un evento del 1410, dove la compagnia recchese ha avuto la possibilità di confrontarsi direttamente con i gruppi di rievocazione storica polacchi, cechi e russi, arricchendo ulteriormente il proprio bagaglio di esperienze. Adesso si assiste alla fase di sistemazione delle armature, perché queste armature è chiaro che si muovono, si scompongono sotto i colpi incredibili che vengono sferrati. Ovviamente le armi che hanno non sono da taglio, perché nel Medioevo non si usavano le armi da taglio, anche perché contro le armature non avevano efficacia, mentre la katana la si usava in Oriente, anche perché non avevano le armature di questo genere qua. Adesso infierisce sull'avversario. Ma c'è l'arbitro col bastone rosso, gli ordina di smetterla. I colori sono ricorrenti, cartellino rosso, bastone rosso.
rimasto a terra colpito. Addirittura la spada storta, quindi vuol dire che veramente non ha pensato ragione. È duro rialzarsi anche con questo peso addosso, Graziano. Speriamo che non sfondi la riga. E complimenti, complimenti davvero, questo è stato uno spettacolo fuori dall'ordinario. Pensate che la compagnia della commenda, grazie al grandissimo lavoro svolto, ha fatto guadagnare alla coppia Chinchella-Rilos il primo posto al campionato nazionale di scherma medievale tenutosi a Pavone Canavese l'1 e 2 giugno del 2002. Quindi questi sono protagonisti della scena non solo nazionale ma anche internazionale, portano avanti queste tradizioni. E ora passiamo alla seconda esibizione, questo è Francesco Chinchella che sale intanto sul pallato. Guardiamo, Marco, guardiamo il replay, è estremamente bellissimo, guarda, guarda. Guardate questi colpi, l'aggressività, la velocità, anche la capacità di assorbirli così, quindi veramente è qui picchia. E questi qui sono picchia. Colpi che fanno, farebbero male, molto male. E ora appunto l'uso... Ed ecco il bastone con... delle due spade contro spada e scudo. E qui sembra quasi un sultano, Graziano, guarda. Velocità e precisione faranno questa esibizione, anche perché io conosco personalmente Francesco Chinchella, è stato anche in Giappone ed è veramente una persona fantastica in tutto. Uno scudo molto piccolo, Marco, tra l'altro. Sì, sì, quindi bisogna stare molto attenzione a non prendersi la spada proprio. Ma è una musica scintille sul palco, fantastico. Fantastico, è una le spade musica, scintillano nell'aria. C'è da aver paura, qui no, non si scherza. Tanto iniziano, come potete vedere, a stancarsi. Anche perché usare... Lo speriamo, anche perché usare due armi insieme... Speriamo che non si arrabbino più che altro. Meno male che per la strada non si possono fare. C'erano due di spade quello là. Come avete detto, veramente, sono veramente bravi. No, o sbaglio? No, sono bravissimi. Tra l'altro aveva bravissimi. Lo scudo, Graziano. Sai, lo scudo non offende, ma la spada taglia. Ed ora arriveremo sul finire fra pochi istanti di quest'ultima e bellissima esibizione per poi passare finalmente ai combattimenti a contatto pieno, quindi pronti fra pochi istanti a vedere veramente dei grossi campioni. E come ne dicevi tu prima, Marco, nel 2001 la commenda ha effettuato addirittura una tournée di 2 settimane in Giappone, dove ha portato attraverso 21 spettacoli veramente la bravissimi. Scherma medievale europea in Oriente. Bravi, 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 bravi. Ecco quel momento bellissimo, le spade che si toccano tra di loro, scintille. Guarda che capacità di assorbire il colpo, bravissimo a muovere lo scudo con grande velocità. Gli occhi di questo, lo chiamiamo beduino, perché non sappiamo definire in un altro modo. Non lo so, non vorrei che arabo. Chiamalo arabo e basta. Arabo, va bene. Complimenti anche alla nostra. Arabo sono tutti, ma questo è un rappresentante vive nel deserto. Cioè. Complimenti alla nostra regia che ci fa vivere intense emozioni. Avete visto proprio lo scintillio delle spade? E ora largo ai guantoni, come si dice. Adesso cominciano i combattimenti veri e propri, Marco, non che adesso si sia scherzato, ma